Ecco come troveremo il Formez da mercoledì 13 con la riapertura delle sedi attrezzate per questa nuova emergenza sanitaria secondo quanto previsto dal protocollo. Con l'architetto Morganti noi facciamo una simulazione di cosa e come sarà l'ingresso nella nostra sede. Intanto vedete questa cartellonistica che induce a mantenere la distanza di sicurezza. Questa è la cartellonistica invece verticale che dice a quali condizioni si può entrare e poi ci facciamo accompagnare dall'architetto che ci spiega tutto quello che i colleghi dovranno fare. Ecco, architetto, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto rispettare il metro di sicurezza uno dall'altro per l'accesso alla porta automatizzata. Poi c'è il primo contatto con il zerbino, diciamo, igienizzante. Si passa la seconda porta, si accede al dispenser igienizzante solamente apponendo le mani al di sotto, poi ci saranno le mascherine a disposizione, tutelate dalla lampada ultravioletti, poi si accederà in questa postazione, tutto automatizzato, ci si avvicina con la fronte almeno a 10 cm, e c'è sia la segnalazione acustica che visiva. Si fa questo percorso orizzontale a terra segnato, si accede ai tornelli nel caso in cui ci sia l'autorizzazione del termoscanner, si peggia e si passa. Nel lato successivo c'è un altro dispenser igienizzante che troverete in tutti gli sbarchi ascensori. Negli accessi degli ascensori sono stati posizionati una cartellonistica che vieta l'accesso a due persone in contemporanea e l'accesso agli ascensori è consentito solamente a persone con disabilità. Ecco, siamo nei bagni, il bagno tipo. Anche qui c'è la segnaletica delle raccomandazioni con l'igienizzante a disposizione e da quest'altra parte un promemoria su come lavarsi le mani, è sicuramente ormai conoscenza di tutti. Poi faccio vedere che nello sbarco ascensore del piano successivo troviamo un altro dispenser igienizzante. E nelle stanze a corredo, diciamo, del dipendente verrà data una bottiglia, un contenitore sempre di liquido igienizzante per le mani. Questo non è personale, è a servizio della stanza. Ecco, siamo all'ingresso del Formez, questo solamente per i fornitori, il personale esterno che accede, i manutentori alla nostra sede. Dalla portineria si accede nello spazio destinato e se nel caso in cui avessero necessità di andare in bagno, c'è un bagno che è stato dedicato al personale non Formez con le identiche caratteristiche di igienizzante, lavaggio delle mani, eccetera, e segnaletica. Siamo nella parte terminale del percorso di uscita dell'istituto, che ha un senso di ingresso, che è quello che abbiamo fatto vedere, e un senso di uscita, che è questo qua, in cui anche qui viene raccomandato con una segnaletica orizzontale di mantenere le distanze. Anche qui c'è la separazione dei tornelli. A conclusione, diciamo, dell'avveggiatura per l'esterno, si possono buttare le mascherine e i guanti usati negli appositi contenitori che verranno smaltiti perché abbiamo fatto una convenzione con un ente specifico preposto. Come vedete, all'ingresso nella porta c'è solamente la specifica di porta adibita alla sola uscita di dipendenza. Questa chiaramente da domani sarà bloccata, non si apre.